Ma bentornati sul canale del Demiurgo Vate e questa sera faremo una run esperta della prima generazione dei giochi Pokémon facendo risuscitare dai morti i Pokémon. Faremo una run esperta usando soltanto Pokémon non morti. Quindi prenderemo Pokémon morti, li faremo tornare in vita, e useremo delle meccaniche segrete avanzate, glitch e quant'altro, per battere la Lega nel più breve tempo possibile, ragazzi, sfruttando tutti i glitch nativi di questa generazione. Quindi stiamo parlando di Pokémon verde, Pokémon blu, Pokémon rosso e Pokémon giallo, ma noi questa sera ci concentriamo su Pokémon rosso, versione inglese. Utilizzando la patch dei colori in modo tale che sia più bello visivamente. Chi dubitasse della mia identità sono io, vedete? Sono io. Questo è il logo del Demiurgo. E quindi possiamo iniziare subito. Quindi, ragazzi, ora vado in modalità spettrale glitchata, tutta pixellosa. Eccomi qua. Sono diventato uno spettro. Sono tutto evanescente, vedete? Sono immateriale. E quindi direi di iniziare subito questa run esperta. Vi chiedo scusa se l'immagine è stretchata in 16 noni, ma volevo estendere il video a tutto schermo, quindi non è proprio rispettoso dei nativi 4 terzi, però ragazzi, fatemelo andare bene così. Quindi ragazzi, una figata. E cosa facciamo questa sera? Questa sera faremo una run esperta del tipo Nuzlocke, però utilizzando soltanto i Pokémon fossili, ovvero una Fossil Lock. Quindi appunto i Pokémon non morti, cioè i Pokémon resuscitati. Io adesso non vi spiego le regole della Nuzlocke Challenge perché la trovate benissimo online, c'è un sacco di video. Prenderemo i morti e li risusciteremo. Ok? Ovviamente vi invito a commentare. Adesso qui ragazzi cancelliamo tutti i dati di gioco così siete sicuri che io non sto usando né trucchi né quant'altro. Useremo soltanto i glitch nativi delle prime generazioni di Pokémon. Assolutamente, quindi ragazzi, questo sarà una run che non è mai apparso su YouTube, credo, infatti volevo portarvela. E quindi ragazzi, adesso a modificare le opzioni, mettiamo il testo veloce, mettiamo l'animazione di battaglia. Ok, e poi andiamo avanti, nuovo gioco. Va bene, sì, professor Oak, come sempre, ci dice sempre le solite cose. Ovviamente ragazzi, cerco di farla nel più veloce tempo possibile, cerco di stare entro i 50, entro un'ora praticamente. Allora, ovviamente, ragazzi, visto che non voglio che mi rubiate la run, che ci sono dei freebooter del cavolo, ovviamente metto il mio nome, ok, in questa maniera. Se qualcuno proprio deve rubarmi la run, faticherà un po' perché dovrà fare un bel po' di tagli. Ecco, dovrà stare molto attento, altrimenti gli faccio il culo. Comunque. Il rivale, ragazzi, diamogli il nome classico, rispettiamo niente di particolare. Comunque noi siamo il grande Demiurg, ovviamente, Demiurgo Vate. E andiamo avanti, ragazzi. Allora, iniziamo subito. Andiamo a prendere la pozione dal PC, perché è il primo passaggio, ovviamente, che se non lo fate siete veramente dei noob della Madonna. Andiamo avanti. Ovviamente, ragazzi, velocizzerò in vari punti, cioè userò la velocizzazione dell'emulatore perché altrimenti diventerebbe troppo lungo, quindi non è una speedrun nel senso proprio autentico della parola, ma lo faccio in speedrun diciamo velocizzata, ecco, diciamo così, ecco, usando soltanto i fossili appunto. Allora qui ragazzi il gioco non è che possiamo fare molto, però già da qui bisogna scegliere Pokémon con cautela perché bisogna utilizzare un glitch che ragazzi in questa run proprio ne farà un abuso, ma un abuso che voi non avete neanche idea. Ecco, quindi vi faccio vedere. Ovviamente ragazzi è tutto senza tagli questa run, quindi cioè non ci sono tagli. Vi dico soltanto però che praticamente questa ragazzi è la mia registrazione, quindi io adesso vedete ho le mani libere, non sto giocando adesso, la sto commentando la mia run che ho registrato prima. In modo tale che a parlare potessi essere più concentrato e facessi meno errori, ecco. Quindi ragazzi, diamo subito un bellissimo nome a questo Pokémon, che lo chiameremo come una pianta velenosa perché è un Bulbasaur. E ragazzi, se ho scelto Bulbasaur c'è un motivo ben preciso, perché nelle prime generazioni si può fare un glitch assurdo che prevede l'utilizzo di Bulbasaur. Ovviamente spero, mi auguro che la maggior parte di voi sappia che glitch è. Io non vi dirò il nome di questo glitch.
Ha più nominazioni. Comunque, ragazzi, lo chiamiamo Euphorbia, che è appunto un'erba molto velenosa. Adesso questo stronzo di Gary si prenderà ovviamente Charmander, ma non ce ne frega niente. Ovviamente, ragazzi, se avete dei dubbi, io sono il Demiurgo, cioè, guardate, questo è il mio logo, questo qua, vedete? Questo è il mio logo che ho anche su Twitch, ovviamente, ma c'è anche sul canale qui, nella copertina. Sono io questo, vedete? Questa è la mia maglia, sono io quindi, anche sulla maschera. Visto che dobbiamo parlare di non morti, ragazzi, ci stava. Ma a parte quello, vedete, sono uguale al logo, quindi sono il clown infernale. Comunque, ragazzi, con Euphorbia facciamo azione, non è che possiamo fare molto adesso in questo. Questa parte, ragazzi, sarà molto tranquilla. Non c'è niente di che, siamo all'inizio del gioco. Cerchiamo di non perdere qui, però. Perché a dire il vero, se non avessimo questa pozione, ci farebbe il culo, eh. Infatti, è molto importante prendere la pozione dal PC. Ovviamente, ragazzi, essendo una Nuzlocke, non dobbiamo morire, non ci. Cioè. La nostra squadra non deve andare in KO completo, altrimenti abbiamo finito la run. Ok, adesso ci siamo curati, che senza quella pozione, ragazzi, la prendevamo in culo perché Charmander era molto più attacco di noi all'inizio della run. Ma non ci serve Bulbasaur. Adesso gli facciamo il culo, perché lui non è così pro da essersi ricordato di prendere, di ritirare la pozione dal PC. Io invece sì. Ovviamente, ragazzi, siamo saliti al livello 6, ovviamente ragazzi questa è una run esperta che appunto posso fare in qualità di veterano, anche perché ragazzi, cioè per fare glitch bisogna studiare parecchio, ovviamente non sono affatto merito mio questi glitch, però diciamo che il merito me lo prendo per l'originalità di questa run Nuzlocke che non è mai stata fatta su YouTube, quindi diciamo che sfruttando le conoscenze mie personali più quelle offerte da altri grandi YouTuber, ragazzi, che trovate su YouTube, tra cui un italiano che diciamo si prende la gran parte dei meriti per aver portato i glitch in Italia, che non c'è bisogno, ragazzi, che vi dica chi è perché lo sapete già, almeno mi auguro, ma basta scrivere glitch Pokémon e ovviamente, ragazzi, troverete una caterva dei suoi video. E diciamo che io ho combinato queste conoscenze per fare questa run esclusiva. Quindi adesso abbiamo preso il pacchetto, velocizziamo, come avete visto sto velocizzando perché andiamo a riportare il pacchetto e ovviamente poi ragazzi da veterano ve lo dimostro anche che sono veterano perché per avere una guida come questa che adesso vedete un po' male a causa del green screen, però ragazzi questa è la prima guida ufficiale di Pokémon Rosso e Blu, quella originale del 98, quindi qui ragazzi sono tutti i segreti e a parte quello. Cioè, è una cosa che io avevo comprato all'epoca, ragazzi, quindi, cioè, se siete, cioè, si vede proprio che sono veterano, sono anni anch'io che gioco a Pokémon. Comunque, ragazzi, abbiamo preso la mappa città e proseguiamo. Proseguiamo, andiamo a Smeraldopoli, torniamo dove eravamo prima. E adesso andiamo subito andiamo avanti, perché tanto possiamo passare, perché abbiamo già preso il portato al pacco. Qui prendiamo subito lo strumento nascosto, c'è cioè la pozione che ci servirà. Anche questa. Bisogna sempre sfruttare gli strumenti nascosti. Proseguiamo proprio dritti. Proprio dritti, andiamo al Bosco Smeraldo. E qui c'è, ragazzi, c'è un altro strumento nascosto. Che adesso aspettate, che non mi ricordo mai bene dov'è. Ma prima o poi lo troverò. Comunque, adesso proseguo proprio in speedrun. Salto gli allenatori, prendo l'antidoto. Adesso vabbè, cazzo di Caterpie, non ci dà un cazzo di esperienza, quindi proseguiamo. E qui c'è un Pikachu che non ci frega un cazzo, quindi andiamo avanti. Questo qua ragazzi è obbligatorio batterlo, vabbè, ma cosa volete che sia un Weedle? Un Weedle a livello 9, per noi non è un problema, perché comunque fa abbastanza cagare, poi non ci può avvelenare essendo noi veleno, quindi siamo già saliti al 7, abbiamo imparato Parassiseme, Parassiseme che è una mossa. È una mossa buona, diciamo, sì, non è che tolga molto, però ci consente sempre di succhiare un po' di vita. Visto che in questo run dobbiamo succhiare tanta vita per poi conferirla ai nostri Pokémon non morti, quindi riportarli in vita. Ovviamente qua vendo qualcosina. E prendo qualche Pokéball. Qualche Pokéball perché ci serviranno. Adesso sono un po' indeciso quante cazzo prendere, però 13 dovrebbero andare bene.
ragazzi, ma me ne vado. Ovviamente, ragazzi, voglio assolutamente sapere le vostre impressioni. Voglio sapere cosa ne pensate di questa run. Se vi è piaciuta la sfida. Cerchiamo di portarla a termine. Adesso qui mi setto le mosse per fare il glitch. Quindi è importante molto l'ordine e anche la quantità di PP, ovvero di punti potenza delle mosse. Quindi io diciamo che fino adesso ho saltato proprio tutto in maniera forzata, veloce, tutto il Bosco Smeraldo, il percorso di prima, non ho neanche battuto un rivale nel percorso di della Lega e mi sto settando il livello del Pokémon, l'ordine delle mosse e i punti potenza. Intanto mi catturo questo Pidgey perché sarà il mio Pokémon schiavo che mi servirà assolutamente. Ok, adesso lo diamo un bel nome anche a lui, lo chiamiamo, vediamo un po', aspettate che ci penso un attimo. Se il video vi piace vi ricordo di ragazzi di iscrivervi, di mettere mi piace, l'ho chiamato Falcone, mettete mi piace al video, di seguirmi, di condividerlo nei gruppi, dove volete, dove ritenete che sia diciamo, coerente con la tematica affrontata in quel particolare gruppo e di commentare, ragazzi, esprimere la vostra opinione perché magari potrebbero arrivarne altri, diranno così. Adesso, ragazzi, devo settarmi altre mosse. Devo sempre settarmi le mosse. Questo poteva andare bene, però devo cercare. Ecco fatto. Allora, adesso faccio un po' d'azione perché devo abbassarmi i PP di tutte le mosse, devo mettermi nella misura corretta. Siamo arrivati a livello 8, adesso bisogna stare molto attenti perché non devo salire di livello assolutamente. Devo trovare un altro tank, come per esempio può essere un Kakuna o un Metapod, vediamo cosa trovo. Questo potrebbe andare bene. Devo fargli un po' di ruggiti perché ci servono per fare glitch. Ovviamente ragazzi, il glitch non vi dico come si fa nel dettaglio perché uno non l'ho scoperto io. Due, ci sono già i video esaustivi su questo argomento e non voglio, diciamo, togliere l'esclusività dei meriti riguardo al glitch perché non è la mia sfera di competenza. Io in questa run ci sto mettendo la mia creatività personale, sfruttando le conoscenze di altri che è giusto se ne prendano i meriti i creatori, cioè chi ha creato, cioè chi ha scoperto questi glitch, ragazzi. Quindi andate su YouTube, cercatevi questo glitch. Vi dico soltanto che in inglese questo glitch viene chiamato Broke Through Walls e se ho capito bene in italiano c'è un nome un po' diverso, però è sempre lui. Ovviamente è stato perfezionato e spiegato con maggiore precisione da un youtuber italiano, che sapete chi è. Bene, adesso ragazzi, andiamo avanti. E adesso devo settare il glitch, quindi devo stare attento a non sbagliare. Adesso qui salvo la partita, c'è questo stronzo che non mi vuole far passare, ma adesso cerchiamo di rimediare perché io, ragazzi, devo abusare di questo glitch se voglio finire la run in poco tempo. Quindi adesso lui cerca di bloccarmi e ce la fa. Cazzo, devo riavviare perché ho cannato. Come detto, ragazzi, non voglio tagliare niente, quindi non voglio tagliare niente perché non voglio che pensiate che vi stia fregando. Non sto usando trucchi né niente, proprio Pokémon rosso. Ecco, adesso ragazzi, se l'ho fatto, sono riuscito a aprire il menu, adesso sto salvando, adesso devo spegnere al momento giusto, riavviare. Comunque ragazzi, è Pokémon rosso, inglese originale, solo con la patch dei colori, non è cambiato niente, senza trucchi, senza modifiche. Sto usando i glitch nativi del gioco, quindi a volte posso sbagliare, quindi voglio che vediate tutto, perché non voglio che pensate che vi stia fregando. Adesso ho visualizzato il menu dei Pokémon e ora guardate ragazzi, sono passato attraverso i muri. Quindi andiamo avanti, posso andare dove cazzo mi pare. E so già dove voglio andare io. So già dove voglio andare. Ovviamente ragazzi lo dico perché è giusto che si prendano i meriti di chi a chi spettano. Per quanto riguarda, diciamo, i glitch, questa run è molto, e dico molto, ispirata a una serie che è su YouTube Italia, che è la Glitchlock. La Glitchlock che la trovate su YouTube e vi consiglio di guardare. Ecco, adesso questa è la mia, diciamo, versione personale, basata molto concentrata sui fossili. Quindi userò i glitch, dei glitch diversi anche, userò alcuni glitch uguali, però in maniera più abusiva alla glitchlock. E dei glitch innovativi che non sono apparsi nella glitchlock. Quindi,
E ovviamente ci metterò il mio contributo, anche il mio contributo personale, in quanto devo parlare solo con i fossili. Quindi adesso qui, ragazzi, sto cercando un Pokémon preciso. Va bene, è morto il Falcone, ma che cazzo me ne frega, tanto lui non fa parte del team per andare alla Lega. Non me ne frega un cazzo, è solo un Pokémon schiavo delle MN. Come vedrete, prima. Eccolo qua, ragazzi, il nostro Abra. Adesso il nostro Abra. Ovviamente ho preso le Pokémon, devo bombardarlo. Perché mi serve assolutamente. Non è facile catturare, ma ragazzi, sono stato strasculato. Perché l'RNG mi è stato favorevole, cioè che quando uno cerca di fare delle sfide originali e ci mette impegno, la fortuna ti viene incontro, quindi ho catturato. Abbiamo subito un nome degno, abbiamo subito il nome che si merita. E perché chiamiamo Blade Run, ragazzi, perché ovviamente se non sapete a cosa vi sto riferendo, andate a fanculo, perché volevo chiamarlo Blade Runner, ma vabbè, Blade Run va benissimo. Niente, ragazzi, adesso in questo adesso posso lo sposto di posto. State bene la squadra come voglio io. Non guardo, vediamo un attimo le statistiche. Va bene, sì. Niente, ragazzi. Quindi, ragazzi, abbiamo già trovato un altro Pokémon. Abbiamo visto che è autentico. Avete visto che non c'è stato trucco. E usiamo teletrasporto. Teletrasporto che ci riporta all'ultimo centro Pokémon. Infatti, sono andato qui. In questa maniera posso tornare indietro. Ma adesso non. Vedete, adesso mi sta riparlando l'omino. Che lo vedete là in alto a sinistra. Che vuole bloccarmi di nuovo. Ma non è possibile per lui. Quindi, adesso, ragazzi, sono tornato qui. Adesso non posso più passare attraverso i muri. Diciamo che il glitch si è resettato. Adesso vado al market. Adesso, però, devo riabusare di questo glitch. Adesso. Vendo qualche altro oggetto, posso vendere le Pokéball, perché ragazzi, come vedete, non ho molti soldi. Ho un po' esagerato con le Pokéball per sicurezza, perché se arrivavo là non riuscivo a catturare Abra, era un casino. Perché se arrivavo là e Abra non lo catturavo, come cazzo facevo a tornare indietro? Ve lo chiedo a voi. Prendo qualche altra cosa, un antiparalisi, e andiamo avanti. Comunque potete vedere da schermo, anche se non commento tutto. Vedete da schermo, ve lo riguardate, se perdete qualche passaggio non c'è nessun problema. Tanto qui resta su YouTube, quindi. Mi auguro per i secoli dei secoli. Allora, adesso. Ovviamente, ragazzi, poi vi voglio anche seguirmi su Twitch, perché su Twitch tornerò con i gameplay e quant'altro, e su YouTube tornerò con i video delle modifiche delle console, le vostre console preferite, con tutto il setup infernale. E quindi salvo, perché ho assolutamente preso Abra e. Abusiamo nuovamente del glitch. Adesso, ragazzi, lo dico perché è arrivato fin qui. Ragazzi, questo è lo Sparta Glitch. Lo Sparta Glitch o Brock Through Walls. Però la versione perfezionata, chiamiamola Sparta Glitch. Bene, adesso è arrivato al momento giusto. E quindi facciamolo ancora, ragazzi. Visualizziamo il menu. Non vi dirò tutti i passaggi, tutte le tecniche per farlo, perché bisogna conquistarsele le cose, ragazzi. Bisogna sapersele conquistare, bisogna meritarsele. E bisogna dare il giusto merito a chi ha scoperto le cose. Però stasera, ragazzi, io il merito sinceramente me lo prendo per questa per l'originalità di questa sfida, che non si è mai vista. Adesso, ragazzi, facciamo una cosa veramente. Veramente incredibile. Adesso andiamo dalla parte opposta. Entriamo dalla fine del Monte Luna. C'è sto Zubat che ci rompe i coglioni. Andiamo dalla fine del Monte Luna, passando attraverso i muri. E ragazzi, freghiamo quei cazzo di fossili da quella merda, quella testa di cazzo di cervellone. Li freghiamo da sotto il naso, dalla parte opposta. Lui non ci può dire niente. Non possiamo prenderceli tutti e due, sia l'Helix fossile che il Domo fossile. Ce li prendiamo entrambi. E lui non se ne accorge neanche, testa di cazzo com'è. E quindi, ragazzi, siamo presi due fossili, ovvero Kabuto e Omanyte, entrambi. Che è impossibile, ragazzi, nel gioco, perché ve ne fa prendere solo uno. E siamo dalla parte di Celestopoli. Adesso, ragazzi, torniamo indietro, perché altrimenti siamo nella merda, perché siamo dall'altra parte del tunnel roccioso, del Monte Luna, scusate. E sarebbe un casino, non potremmo tornare indietro. Ma ovviamente grazie a Abra possiamo farlo. Quindi Abra, ragazzi, è un Pokémon fondamentale per questa run glitchata per la Fossil Lock. Ci salviamo. Salviamo perché, ragazzi, dobbiamo abusarne ancora di questo glitch. Quindi lo rifacciamo un'altra volta. Lo rifacciamo un'altra volta. Ovviamente bisogna avere le idee molto chiare. Bisogna conoscere molto bene la mappa di gioco e il gioco stesso. Ovviamente chi è veterano
Già a 5 anni si studiava le guide, si studiava le guide con tutti i segreti e quant'altro, più ovviamente l'esperienza e le aggiunte successive riguardanti i glitch. Adesso ragazzi facciamo questa cosa, andiamo a prendere l'ultimo Pokémon fossile non morto che ci serve, ovvero ragazzi la grande ambra antica che c'è qui al museo, che ci si potrebbe accedere molto dopo avendo taglio e quant'altro e poi volo per tornare indietro. Ci prendiamo l'ambra antica che contiene il grande Aerodactyl. Adesso lui ci rompe ancora i coglioni, ma non ce ne frega niente, proseguiamo. Ragazzi, cerco di finirla entro mezz'ora questa run, cioè sono passati circa 20 minuti, cerchiamo di mezz'ora di finire tutto, ragazzi, andiamo a battere la Lega, spacchiamo il culo a tutti, proprio in maniera più veloce possibile, quindi sono entrato dentro il centro Pokémon, e salviamo ancora perché ne abusiamo ancora, ancora lo Spartaglitch, porca troia, assolutamente, ma non romperci i coglioni, ormai non per fare un cazzo contro di noi. Non ne frega niente, però ragazzi vedete proprio con quale piacere spaccheremo il culo della Lega, ragazzi. Non avremo neanche bisogno di prendere tutte le medaglie, ragazzi. Quindi ancora visualizziamo il menu, ma sì, ragazzi, ve lo dico, tanto voi non siete così imbranati che non sapete fare, bisogna premere B e start al momento giusto, quando il tipo ci ferma, per aprire il menu e poi bisogna salvare, resettare. Comunque ve lo dico, tanto voi non ve ne fate niente di questi segreti perché potrete avere le conoscenze, ma se non avete l'esperienza non fate un tubo. Quindi ragazzi, adesso io scendo sempre attraverso i muri, vado a fare qualcosa che è molto utile per quest'anno. Guardate ragazzi, tutti glitchati, guardate gli sprite, cioè sono tutti glitchati, tutti, guardate l'anziano ribaltato per terra, che non dovrebbe neanche più esserlo, perché dovrebbe essere in piedi. Noi ce ne torniamo a Biancavilla. Guardate, è tutto glitchato, no? Cioè, noi andiamo a Biancavilla, ma andiamo oltre a Biancavilla. Andiamo ai confini del mare, torniamo giù, andiamo ragazzi nella parte finale del gioco. Ce ne andiamo all'isola Pannella, guardate il gioco come impazzisce, tutti gli sprite buggati, guardate, tutto buggato. Non ce ne frega niente. Eccoci arrivati, e siamo arrivati al laboratorio dove vengono resuscitati i fossili. Parliamo al professore che ci resuscita tutti e tre i fossili. Ovviamente, ragazzi, ogni volta che entriamo possiamo dargliene uno e basta, e bisogna aspettare che risusciti. E ti dice che deve passare del tempo. Ovviamente i nabbi vanno in giro a casa e aspettano, ma noi invece torniamo dentro subito ed è già risuscitato, perché basta uscire e entrare, ragazzi. E quindi il grande Kabuto, diamo subito un nome degno, ovvero il Demolitore. Perché spacca il culo a tutti quanti, spaccherà il culo. E quindi lo chiamiamo il Demolitore. Assolutamente il Demolitore. Eccolo qua. E adesso gli diamo l'Helix Fossile, è vero che da qui ci nascerà Omanyte, che ragazzi, fra questi Pokémon non morti è quello che mi fa cagare di più. Perché ha un sacco di debolezze, quindi noi lo suscitiamo così per completezza, perché ce lo teniamo come Pokémon supporto. Adesso però sono un po' indeciso di che nome dargli. E vediamo un po' che nome dargli. Lo chiamiamo, visto che è molto perverso, è tutto avvimpiato su se stesso. Lo chiamiamo lo stupratore. Lo stupratore, quindi questa ragazza non è per i deboli e poco sensibili. E alla fine gli diamo l'ambra antica, ma non ce la prende, dobbiamo uscire, entrare. Che due coglioni, non ne frega niente, io uso la velocizzazione. Eccoci, è un grande Aerodactyl che ragazzi gli dà un nome veramente titanico. Che se siete figli degli anni 90, avete vissuto gli anni 90, dovete conoscere il grande Terrorsaur dei Bionicle, ovvero ragazzi di quella serie che noi, scusate, non dei Bionicle, dei Biocombat, porca troia, c'è andato un nome del cazzo, sarebbero i Transformers Beast Wars, in Italia li hanno tradotti così. Comunque, hanno storpiato il branding. Comunque, datevela a vedere, ragazzi, sembra grafica Play 1 3D fighissima con Terrorsaur, questo pterodattilo, appunto. Cioè, è il robot che diventa pterodattile. Chiamiamo l'ordine e adesso, ragazzi, facciamo ancora il teletrasporto con il nostro Ambra. E Ambra, scusate, Ambra, ho avuto un déjà vu. E siamo tornati al centro Pokémon. Adesso ragazzi, cosa dovremmo fare secondo voi? Ma ovviamente dobbiamo abusare ancora dei glitch, per finire il gioco appunto in maniera OP e extra power, quindi andiamo avanti. E
Facciamo sempre la combinazione di tasti di start e apriamo il menu al momento giusto, salviamo, resettiamo proprio ora. Andiamo avanti, e adesso, ragazzi, sarà una chicca che vi mostrerò dopo, perché ovviamente non posso mostrare questa cosa perché c'ha dei simboli che se li mostro probabilmente mi buttano giù il canale e mi fanno un culo così. Ovviamente, perché siamo uno stato molto democratico e libero, quindi non posso mostrare queste cose. Comunque, ragazzi, passiamo ancora attraverso il Monte Luna. Me la tengo per dopo questa chicca. Ce ne andiamo ancora verso il Monte Luna. Però proseguiamo, andiamo oltre Celestopoli. Dai, ragazzi, che non manca molto, circa 25 minuti e finiremo sta run. Andiamo verso Celestopoli. Come vedete, però, ragazzi, non sto tagliando un bel nulla di niente, eh. È tutto proprio autentico. Ci andiamo qui, perché, ragazzi, qui c'è uno strumento segreto che sarà di nostra fondamentale importanza, perché c'è la caramella rara, che ovviamente dopo ci sarà fondamentale, vedrete perché, per fare la run il più veloce possibile, per completare questa Nuzlocke. Bene, abbiamo fatto questo, adesso abbiamo il problema che non possiamo più passare attraverso i muri, e qui, ragazzi, c'è il rivale che ci vuole fare il culo, ma saremo noi a farlo a lui, perché, ragazzi, i fossili arrivano a livello 30, appunto, quindi facciamo il culo, senza neanche avere allenati. Guardate il suadro, guardate come va giù, facciamo il culo. Lo facciamo. Mi ha fatto il culo. Mi ha tagliato la testa. Non fatti più vedere, stronzo. Bene, proseguiamo. E adesso, cosa facciamo di bello, secondo voi? Ma ovviamente, usiamo il grande Blade Runner e torniamo indietro ancora a Plumbeopoli. Ragazzi, stiamo sempre nella stessa città. Stiamo abusando dello Sparta Glitch. Vi rendete conto? Stiamo proprio abusando. E siamo a 30 minuti. Quasi 30 minuti. E adesso, ragazzi, vediamo un po', sì, il menu, okay. Perché, ragazzi, se si sbaglia un passaggio è finita la run, è finita, perché ci si incasina con i glitch, si rimane bloccati per sempre in un posto e si è fottuti, perché come vedete non ho una medaglia, non ho un cazzo ancora, sto soltanto abusando del glitch, ma ovviamente se mi scazza o perdo il salvataggio oppure rimango bloccato, quindi mi si fotte tutto e devo rifare tutta la run. Andiamo avanti, e cosa facciamo? Visualizziamo il menu. Riabusiamo del glitch, adesso, ragazzi, andremo in un altro posto diverso, vi faccio vedere quale. Quindi, ragazzi, questo è stato il glitch fondamentale per fare questa run, perché senza questo glitch, ovviamente, vi invito a provarlo, a ripetere le mie gesta anche voi sulla vostra cartuccia originale, se volete, sul Game Boy originale, che tanto funziona tutto, perché, ragazzi, è tutto autentico, non è stato usato nessun trucco, sto soltanto usando i glitch nativi del gioco. E siamo su Pokémon Rosso Inglese, lo ripeto. Così voi prendete il vostro Pokémon rosso inglese, se volete ci applicate la patch dei colori e fate le stesse cose, oppure inventatevi una run vostra. Qui, ragazzi, ho scazzato, si era avviato, ho salvato appunto qui per sicurezza, volevo farvi vedere che se si esce dalla mappa il gioco si bugga e si riavvia ovviamente. Adesso, ragazzi, cosa facciamo? Facciamo il Trainer Escape Glitch, quindi sfruttiamo l'allenatore a lungo raggio, facciamo il teletrasporto prima di entrare nel suo campo visivo, la prendo almeno al momento giusto. E ce ne torniamo sempre con il teletrasporto del grande Blade Runner a Plumbeopoli. Quindi, ragazzi, il gioco adesso si sta ricordando che noi siamo, cioè siamo in battaglia praticamente, ci sta considerando come se fossimo in battaglia praticamente, quindi adesso sta registrando gli speciali valori. Quindi qualsiasi cosa ne incontriamo, ovviamente qualsiasi Pokémon incontriamo, lui ne registra lo speciale. E quando andremo in quel percorso dove c'era l'allenatore lungo raggio, quando ci torneremo, vedrete cosa appare. Adesso io batto questo pigliamostri che non ho sfidato apposta prima, perché ci darà un drop importantissimo. Quindi l'ultimo Pokémon. Adesso però, ragazzi, come vedete, io sto tornando indietro, ma sta registrando altri speciali, ok? Sono registrati altri. Quindi salviamo. Riabusiamo del glitch. Adesso riavviamo, ragazzi, come prima. È inutile che ve lo ridica. Ci
Scusate, ci sono dei tempi morti, ma richiede dei passaggi precisi. Questo glitch, tutta questa run, ragazzi, è molto precisa. Non bisogna sbagliare niente, perché altrimenti si è fottuti. E quindi torniamo indietro, cioè andiamo avanti, ragazzi. In realtà, passiamo ancora attraverso i muri, come fanno dei veri pro. Di certo non come fa la maggior parte dei giocatori di Pokémon. E adesso, ragazzi, ci andiamo alla palestra, perché ho voluto cambiare drop, perché ho pensato che ci fosse un drop migliore per noi. Ho pensato di fare un'altra mossa. Prima volevo un Pokémon particolare, ma adesso invece non voglio un Pokémon, voglio un non Pokémon che mi consente di fare delle manovre abusive. Adesso vedrete quale, perché questo dovrebbe essere il primo del gioco, se mi ricordo bene. Cioè, penso di essere sicuro che sia il primo di questo genere che appare nel gioco come drop. Quindi molto prima di quanto magari alcuni possano pensare. Molto prima dell'Isola Cannella di sicuro. Quindi, ragazzi, facciamo fuori questo allenatore con il demolitore. Poi sfidiamo Misty. Sfidiamo Misty. Perché l'ultimo Pokémon di Misty dovrebbe essere quello che ci dà il drop che ci interessa. Per quanto riguarda gli speciali. E adesso. Il nostro. Cosa vuoi fare con Water Gun? Porca puttana, ma ti taglio. Ti taglio tutti. Tutti i tuoi braccetti, tutti i tuoi intacchi, te li taglio tutti. C'è una stella di mano del cazzo, te li taglio tutti. E infatti adesso, ragazzi, si pensa, ce la facciamo. Però, come vedete, lo stupratore è un po' in difficoltà, ma non è un problema. Ci ho spaccato il demolitore, ma non è un problema. Tanto, ragazzi, questo è un Nuzlocke, basta che non muore la squadra. Guardate come ci ha dato il filo da torcere, ma alla fine abbiamo vinto noi, perché lo stupratore ha fatto il suo lavoro. Ha fatto il suo lavoro. Va bene, grazie, quello che ci spetta, ma noi adesso siamo interessati ad altro, vi faccio vedere a cosa siamo interessati. Adesso, ragazzi, il gioco sta ricordando lo speciale dello Starmie di Sabrina. Sì, ci ha ferito, però. Comunque, mettiamo al primo posto per il momento. Ok, abbiamo la caramella rara nel posto giusto dello zaino. E adesso, ragazzi, ci becchiamo il drop che ci spetta. Corrisponde lo speciale dello Starmie in questa palestra. Siamo stati bene, fammi un po' controllare. Sì, siamo stati bene, quindi, ragazzi, facciamo apparire. Il menu si apre, noi lo cancelliamo, lo chiudiamo. Guardate cosa cazzo appare. Appare il primo missigno del gioco. Primo missigno. Che, ragazzi, noi ce ne fuggiamo perché non ce ne frega niente, perché ci interessa soltanto l'effetto collaterale che questo Pokémon causa al gioco. Adesso, ragazzi, ce ne torniamo con teletrasporto con il nostro Blade Runner, scusate. Ci troviamo ancora a Plumbeopoli, siamo sempre lì, ragazzi, è da mezz'ora che siamo in questa città, momenti, e stiamo facendo tutto da qua, e guardate cosa è successo. Ovviamente, il sesto strumento dello zaino si è duplicato all'infinito, e quindi qui possiamo fare un farming assurdo, ragazzi. Un farming assurdo. Cioè, abbiamo già fatto di level farming di caramelle rare. Ovviamente i Pokémon allenati. Cioè, ovviamente i Pokémon in questa maniera non vengono allenati, vengono fatti salire forzatamente di livello. Non avranno i PA, i punti. Cioè, non otterranno degli EV, dei punti allenamento e quant'altro, però. Noi, ragazzi, dobbiamo finire la rana nel modo più veloce possibile, quindi bisogna. Guardate, ragazzi, abbiamo già fatto evolvere il demolitore, è diventato Captops. Continuiamo a dargli caramelle rare, che tanto ce le date praticamente in quantità infinita. Ovviamente adesso cosa cazzo vuole imparare? No, non ce ne frega niente di imparare questa mossa. Continuiamo a portarlo su, siamo già al 50. Ovviamente io velocizzo per fare prima. Idropompa, ragazzi, idropompa, ma assolutamente sì. Anche se non è molto precisa. Togliamo rafforzatore, andiamo avanti. Aumentiamo. Ovviamente, ragazzi, se fosse stato allenato sarebbe molto più forte. Ma noi non ce ne frega niente, noi ci interessa sopravvivere, battere la Lega il prima possibile, usando soltanto i fossili, cioè, ovvero i Pokémon non morti, sfruttando i glitch, arrivarci il prima possibile, senza ovviamente fare capolis per la squadra. E quindi, ragazzi, anche se faranno un po' cagare, sono soltanto degli schiavi non morti, sottomessi al nostro potere.
E quindi l'importante è sfondare il culo all'alto piano blu, bruciarlo, spaccare il culo a tutti i Super 4 e anche al campione, ovviamente. Siamo già al 93, 94, 95. Ovviamente c'è delle mosse del cazzo che adesso appunto dovremo migliorare assolutamente. Siamo già arrivati al livello 100 col demolitore. Ora portiamo su il Terrorsaur, portiamolo su. Come vedete, ragazzi, ovviamente le caramelle non è che sono infinite, siamo già a 50, vedete che calano. Quindi lo stupratore non lo aumenterò di livello. Perché è quello che non me ne frega niente, ve l'ho detto fin dall'inizio che Omanyte fa cagare, quindi non me ne frega niente. Ecco qua. Continuiamo. Continuiamo, continuiamo. Inseguiamo questa fantastica mossa che è Iperraggio, ragazzi, che se ne impara da solo. Il grande Aerodactyl. Siamo già al 60, 61. Non manca molto, ragazzi, siamo più di metà run, quindi cercate di fare il video più veloce possibile, run più veloce possibile, senza perdere troppo tempo, ma ragazzi, quei momenti vuoti che ci sono servono per non sbagliare la run, perché se uno non ragiona un attimo si rimane bloccati, è facile sbagliare, eh? 84, 85, adesso ragazzi dobbiamo praticamente soltanto settarci le mosse, una volta che abbiamo portato, va bene così, dai, qui abbiamo Bubble Beam. Bullbeam, magari lo insegniamo al demolitore, vediamo un po' un attimo se c'è qualcosa di può insegnargli. Allora, lo insegniamo il posto di assorbimento, perché l'assorbimento fa cagare. Però ragazzi, queste mosse vanno migliorate assolutamente. Ma proprio tanto, eh. Basta, ho finito le caramelle rare, quindi direi che ce lo teniamo così. Quindi il demolitore al 100, il Terrorsaur all'88. Ce lo teniamo così, lo stupratore al 30 che tanto non lo useremo praticamente mai. Quindi praticamente con due fossili alla fine, neanche con tutti e tre, faremo il culo alla Lega. E vedete come cazzo è possibile? Adesso vi faccio vedere io com'è possibile. Faccio vedere io. Mi si è spostato il telo invernale. Infernale, scusate. Che rottura, ma rimedio così, non è un problema. Fatto. Allora, facciamo ancora ragazzi lo Sparta Glitch, Block Through Walls, che dovrebbe essere l'ultima volta che ne abusiamo, se ho fatto bene i calcoli. Quindi andiamo ancora attraverso i muri e ragazzi andiamo in un'altra città, perché ci servono delle mosse. Assolutamente, quindi ancora passiamo attraverso Monte Luna, stiamo sempre attenti a non uscire dagli spazi della mappa, altrimenti crasha il gioco, ovviamente, perché lì la memoria non viene gestita. Allora ragazzi, vi sta piacendo questa Nuzlocke? Che voto gli date? Che voto gli date? Avete dei suggerimenti? Avreste fatto qualcosa di diverso per farla con i fossili? Boh ragazzi, sbizzarrite la vostra creatività, ovviamente però fate dei commenti sensati, non sparate minchiate che non stanno né in cielo né in terra, spero che conosciate un po' il gioco, che abbiate esperienza, perché altrimenti vi sentono solo delle gran minchiate, sinceramente non mi va. Guardate ragazzi, tutti buggati, guardate che sprite, guardate, dei sprite allucinanti, guardate la roba mai vista, guardate storpiato, c'è l'occhio storpiato. Va bene, noi ragazzi adesso andiamo qui, poi passiamo all'alberello e ce ne andiamo alla palestra di Surge. Quindi ragazzi non è l'ultima volta che uso Sparta Glitch, lo usano ancora una volta. Adesso qui mi faranno ammattire a trovare il lucchetto giù, i due lucchetti. E vabbè, questo qua ragazzi gli facciamo il culo, anche se lui è eletto, gli facciamo il culo. Perché devo aprire, devo battere Surge, ragazzi, perché mi serve l'MT che lui mi dà. Quindi, che è molto importante. Ecco, un MT che posso insegnare, ed è fondamentale averla. E c'è la Surge, qui ragazzi ne ho trovato uno, ma adesso è facile sbattare, a trovare l'altro è un casino. Cerco di fare il prima possibile, adesso appena mi riesce magari. No, non è qua, non è qui. Non è neanche qui, porca petrolio, dove cazzo è? Non lo so. Vediamo dov'è, no, non è qui, non è qui. Qui ce n'è uno, ragazzi, il primo. Proviamo a vedere se. No, cazzo. Allora.
Ovviamente ragazzi, sapete qual è la meccanica, io questa meccanica non me la ricordo bene com'è di questi lucchetti, però dovrebbe essere che il secondo è sempre a destra del primo. Infatti ho fatto così e l'ho trovato. Comunque, ma se facciamo il culo a Sergio con, con Scratch, che tanto ce la facciamo benissimo, che siamo al 100. Bene, dammi la cazzo di Thunderbolt, di Electroshock, dammelo, grazie. Che adesso la metti ai 24. Può esserci utile. Torniamocene al centro Pokémon. Ok, vabbè, non rompe ancora i coglioni, che tanto Totò è passato 50 volte. Adesso andiamo ancora qui. Salviamo un'altra volta. Ragazzi, nel tempo di gioco sono 1 ora e 42 che stiamo giocando, eh. Cioè, diciamo che sono 30, 35 minuti della run velocizzata, però nel tempo di gioco 1 minuto e 40, 1 ora e 40, quindi non è neanche tantissimo, anche senza velocizzatore. Molto di meno delle ore che ho sbagliato, ho scazzato, ragazzi. Ho scazzato a fare il glitch. Proviamoci un attimo, perché non sempre si viene il timing corretto. E che cazzo! Oh, ce la farò? Comincio ad essere un po' stanco, perché basta un po' che minuti che sta concentrati qui. È facile scappare. Oh, adesso ce l'ho fatta. Vediamo di non sbagliare. Vediamo di non scattare. Arriviamo al momento giusto. Con questa maschera poi è anche difficile respirare. Bene, ragazzi. Siamo passati attraverso i muri. Attraverso i muri. Adesso ragazzi, quando andiamo all'altopiano blu la maschera me la tolgo nell'ultimo passaggio, per così vedete che sono io e non è un imbroglione o un'altra persona. Quindi ragazzi, adesso proseguiamo giù, andiamo assolutamente, assolutamente. Ce ne andiamo ad Azzurropoli, al centro commerciale, perché ci siamo delle mosse da insegnare e poi possiamo spaccare il culo. Vedete, come faccio ad andare alla Lega Pokémon senza neanche una medaglia? Guardate, qua sembra un cosplayer, ragazzi, c'era tipo il vestito da topo, da gatto, che cazzo era? Vabbè. Ah no, ragazzi, prima, vero, devo andare qua, accidenti, devo andare a prendere volo. Guardate, se no Olax con glitchato. Dobbiamo andare a prendere l'MN02, ovvero volo. Con volo ci si sbloccano molte possibilità e poi puoi imparare anche, non erro, il grande Terrorsaur. Quindi vediamo un po' a come insegnarlo. Torniamo prima però col teletrasporto. Torniamo col teletrasporto. E ragazzi, mostro la mia identità. Mostro l'identità per chi ancora non mi avesse visto. Eccomi qua. Il demiurgo. Il demiurgovate. Che stavo cominciando a morire di pianto. Quindi, adesso, vediamo un po' cosa cazzo di minare e insegniamo volo al posto di takedown. Quindi togliamoci l'abito, torniamo in modalità Demiurgovater, non più Demiurgo Retrosport, che tanto ragazzi è la stessa cosa. E facciamo ancora ragazzi un abuso di un glitch, vi faccio vedere quale. Entriamo qua dentro, perché ho deciso che farò meno delle mosse. Quindi ragazzi, sono entrato in quella casetta, faccio ancora il Brock through Walls, ovvero lo Sparta Glitch, quindi resettiamo al momento giusto. Resettiamo al momento giusto. Facciamo ancora. Sì, dai, non rompici i coglioni, che dobbiamo proseguire. Che abbiamo poco tempo per finire sto gioco. Allora, va bene, visualizziamo il menu. E adesso, ragazzi, posso fare una cosa che è stata vista pochissimo. Guardate, penso che in Italia, boh, non so se sia stata fatta un glitch del genere. Sia stato mostrato. Però, se è stato mostrato meglio così. Comunque, ragazzi, me ne vado qua. Me ne scendo, tranquillo, tranquillo. E me ne vado a Smeraldopoli, dove praticamente ragazzi, passando per il percorso giusto, posso fare questa cosa. Posso fare questa cosa, ovvero bypassare
totalmente i controlli delle guardie per accedere all'altopiano blu. Ecco, andiamo qui. Perfetto, 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 perfettissimo. Guardate, la città dei numeri per in ambi. Vedete che chiamatela come cazzo vi pare. Guardate, ragazzi, ops, siamo dentro l'altopiano blu. Siamo dentro l'altopiano blu. E non abbiamo neanche una medaglia. Cioè, di vero abbiamo il numero 1, quella di Sergio, se... però che se ne frega. Allora, ragazzi, adesso devo ovviamente prendermi gli strumenti curativi adeguati. E siamo a 45 minuti praticamente di run. Siamo 45 minuti. E vi dico che è stancante fare una run del genere perché bisogna stare molto concentrati. Infatti è una carenza di ossigeno con quella maschera. Infatti mi è venuto da sbadigliare perché mi stavo mangiando l'ossigeno. Ecco. Ok, quindi teniamoci soltanto i nostri tre Pokémon fossili. I nostri tre Pokémon fossili. E prendiamo gli strumenti curativi. Però prima vi vendiamo queste. La mossa, ragazzi, che ho preso anche perché ci servono i soldi. Vendiamo le caramelle rare per avere più soldi possibili, quelli rimanenti. E adesso ci prendiamo qualche strumentino. Ovviamente un revive. Non abbiamo molti soldi, ma cerchiamo di sfruttarli al massimo. Prendiamo due full restore e direi che dovremmo essere a posto. Abbiamo il demolitore in prima posizione, Terra Rossa al secondo posto e lo stupratore soltanto come Pokémon lì per completezza, per usare tutti i non morti. E eccoci ragazzi, siamo alla Lega Pokémon. Ce l'ho relay, gli facciamo un culo così. Facciamo un culo così. Proprio gli spacchiamo il Dugong, lo tagliamo a fette col demolitore, lo tagliamo a fette. Proprio, non so cosa vuoi fare. Con Slash facciamo il culo tutto. Con lacerazione. Jinx, via, via dai coglioni. E i coglioni, però, ovviamente resistono perché loro sono allenati. Noi non lo siamo. Noi abbiamo soltanto le caramelle rare, ma non ce ne frega niente. Poi, facciamo il culo a Bruno. Facciamo il culo a Bruno. Facciamolo sempre a pezzi. Ovviamente, sto sempre attento a non mostrare il logo proibito. Mettiamo un po' lo stupratore, facciamo un po' di Water Gun. Guardate ragazzi, lo stupratore con Water Gun quanto cazzo toglie Onix. Vabbè, comunque adesso invece li mettiamo. Mettiamo Terror South stavolta, facciamo mosse volante, attacco d'ala, tranquilli. Proprio, guardate ragazzi, sono qua che mi sto grattando le palle, sono proprio tranquillo. Ma cosa vuoi fare? Vabbè, cioè, puoi anche ammazzare tanto lo stupratore. Però lo stupratore è servito un minimo, vedete? Adesso abbiamo fatto volo, abbiamo dato un danno allucinante. Andiamo avanti, siamo già a 46 minuti, siamo già al terzo super 4, siamo ad Agatha, Gengar, facciamo volo, guardate ragazzi, distrutto. Invece a te ti faccio morso, che sei meno pericoloso. Poi ti faccio attacco d'ala, bastardo come confuso, è un problema. Ad Arbok, gli facciamo un bel attacco d'ala, e anche lui è finito. E a te facciamo un bel volo, così sei anche finito anche tu. Bene, fuori dai coglioni, andiamo avanti. Intanto sto gioco ormai per noi non ha molti segreti. Poi, qui, vediamo un po' di fare un cambio. C'è Lance, non ci curiamo neanche ragazzi, andiamo avanti così. Ce li teniamo per la parte finale. Sei pronto Lance? Sei pronto? Sti affetti i tuoi draghi in mille pezzi. Guardate ragazzi, il grande Gyarados. Ma cosa fai? Lacerazione! Zah, gli artigli, ti taglio e ci faccio il sushi. Ci facciamo il sushi. Che tanto non è neanche un drago, poi. E non penso lo sia mai diventato. Tu se invece sei un drago, però alla fine non sei altro che buona da mangiare per il sushi, perché sei gelatinosa. Ma anche te, ti taglio a pezzi. Sei soltanto un'anguilla alla fine. Ah, guardate, Terror Sau, ma neanche tu lo sei tipo drago, una bella idropompa dritta in faccia, dove ti squarci e ti sciogli. Dragonite, pensi di farmi paura? Lacerazione, non frega un cazzo. Fuori dai coglioni. Dai che il Demiurgo ti fa il culo, a tutti anche il campione del cazzo che arrivi qua, dai, ti facciamo un culo così.
Adesso ragazzi, se riesco a resistere un attimo, facciamo un culo così. Non è un problema. Faccio un culo così. Vediamo un po'. Pidgeot. Pidgeot? Ma cosa vuoi fare con Pidgeot? Facciamo l'accelerazione, facciamo l'accelerazione. Siamo di 39 livelli superiori, ma cosa vuoi fare? Allocazam! Allocazam! Toh, vedete, vedete in attacco fisico, che tanto come difesa fisica fai cagare. A posto. Cos'ha Rayon? Va bene. Raidon, scusate. Va bene, bella idropompa. Bella idropompa, quindi un danno della Madonna. Ragazzi, il demolitore ha spaccato il culo a tutti. Praticamente solo lui, quando solo lui abbiamo fatto la run. Non è nessun problema, sono soltanto i glitch del gioco. Executor? Executor, ragazzi. Non è un problema, andiamo. Terror Sound con una mossa volante, ci pensa lui. Qui facciamo attacco d'ala, tanto questo Executor fa cagare. Cioè, le mosse schifose. Siamo quasi praticamente a un... Ragazzi, in meno di un'ora di video abbiamo concluso tutto, eh. Ancora Gary, adesso ragazzi, un bel iperraggio dritto in faccia, un bel iperraggio. Bastardo, non è morto. Cazzo! Porca troia, ragazzi, il Terror Sub è morito. Però abbiamo il demolitore. Abbiamo il demolitore. Rivitalizziamo, ragazzi. Sto Gary deve essere l'unico Pokémon che può darci problemi. Ma adesso è crepato anche lui. Cos'è Charizard? Pff, è vero che ha preso Charmander, non mi ricordavo neanche. Non è nessun problema, proprio. C'è un bel volo. Tanto non siamo né in te draghi, guardate ragazzi, è andato giù come niente, ragazzi, abbiamo sconfitto il bastardo di Gary e abbiamo vinto la Lega Pokémon, abbiamo vinto la Lega Pokémon. Usano soltanto Pokémon non morti, fossili, in questo Nuzlocke Challenge, tutto particolare, che il vostro caro Demiurgo Vati vi ha portato questa sera. Quindi ragazzi, adesso andiamo a registrarci, perché abbiamo finito la run. E ragazzi, non vi resta, vi lascio soltanto con i crediti finali, con la mia squadra. Ragazzi, se vi è piaciuto questo video, ripeto, mettete mi piace, condividetelo, iscrivetevi al canale, supportatemi, cercate di essere presenti e guardare tutti i video che carico, che poi adesso arriveranno le modifiche delle console. Cercherò di tornare a fare live su Twitch. E ragazzi, commentate, esprimete le vostre idee, opinioni, se avete altre idee alternative per la run, avete delle idee innovative. Guardate ragazzi, in 2 ore e 11, che praticamente sono 55 minuti con la velocizzazione. Va bene, siamo anche ricchi, ragazzi, della Lega. Ragazzi, io vi lascio al prossimo video. Grazie per essere stati con me, grazie davvero. Grazie per il supporto, ragazzi, alla prossima.